serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bella, raga. Qua è Savix che vi parla con l'aggiornamento settimanale del 13/10/2022. Ragazzi, finalmente è uscita un'altra autobomba, ma prima partiamo con l'aggiornamento. Come ben vedete qua dietro abbiamo l'Astron, veicolo del podio del casino che potete vincere col glitch della ruota che trovate nel canale, ragazzi, funziona sempre. Adesso possiamo andare tranquillamente a LS Auto Raduno, ragazzi, e troveremo sul podio, come al solito, per vincere questo veicolo dobbiamo arrivare tra i primi 3 o 4 o 5 nelle gare clandestine. Quindi il veicolo è questa Grotti qua, ragazzi. Possiamo passare al veicolo di Ao, che è un'esclusiva next gen, e troveremo la Cucio Drag, ragazzi. Allora, questa moto ha la modifica di Ao, quindi non la troverete su PS4 e One. Poi abbiamo, ragazzi, questa auto che non mi ricordo come si chiama, ma non me ne frega niente perché tanto è orribile. Poi abbiamo quest'altra e quest'altra ancora, che troveremo comunque sia anche scontate sul sito di San Andreas, ma dopo ci arriviamo, ragazzi. Quindi all'autoraduno abbiamo questo, possiamo tranquillamente anche uscire dall'autoraduno per andare a vedere cosa c'è negli showroom, ragazzi. In quello di Simeon troviamo questo coso qui gigante che moddato magari potrebbe essere molto carino, ma una cosa, ragazzi, che ho notato subito appena sono entrato, questa livrea su la Kuruma. Io non ricordo che la Kuruma normale avesse le livree. Ditemi qualcosa, ditemi nei commenti se sto sbagliando. Comunque sì, abbiamo anche la Dominator, ragazzi, che troveremo scontata. Dopodiché abbiamo il kart e questo veicolo chiamato, boh, non mi ricordo, sembra una sorta di Dumbaghi, ragazzi, che troveremo scontato anche questo sul sito. Quindi passiamo al momento più aspettato degli ultimi periodi, andiamo a vedere la nuova auto che è uscita, ragazzi. Rockstar intanto ci ripropone questo veicolo qua, raga. Io l'ho fatto, l'ho anche droppato, se vi interessa potete andarlo a cercare, lo troverete. Finalmente è arrivato il veicolo nuovo, ragazzi, guardate che bello, che bello. Io adesso ve lo faccio vedere, lo comprerò subito, raga. Dopodiché faremo una reaction al veicolo, quindi oggi pomeriggio vi posterò una reaction al veicolo e vi propongo anche nuovi glitch da fare durante la settimana, ragazzi, visto che per vari motivi sto decidendo di pubblicare determinati giorni della settimana prestabiliti da me. Quindi, ragazzi, possiamo partire con le attività con gli RP doppi e abbiamo, regà, le attività degli UFO che troveremo su missioni sopravvivenza, ragazzi. Vi lascio anche questa immagine che, se volete, fatevi uno screenshot, ve lo metterò anche in uno short, ragazzi, perché se volete vi potrà essere utile appena saranno disponibili in free mode, ragazzi. Dopodiché passiamo alla modalità competizione e abbiamo le serie di slasher, ragazzi. Attività simpatica, un po' particolare, dovrebbe essere horror, ma secondo me di horror non c'è una beata minchia. Quindi, raga, le attività sono queste. Passiamo alle macchine in sconto. Su leggendari abbiamo solo questo veicolo, ragazzi, non abbiamo nient'altro, quindi possiamo passare direttamente su San Andreas, dove troviamo il veicolo nuovo, ragazzi. Il prezzo è basso, 1.600.000, poco meno, secondo me è abbordabile, non è alto per niente. Dopodiché andiamo a vedere i veicoli scontati che li troviamo su tre porte. Abbiamo la Dominator, ragazzi, poi abbiamo la Vapid, regà, la Hilli. Dopodiché, regà, su fuoristrada abbiamo quella sorta di Dumbaghi, la Nagasaki, raga, in sconto.
poi avremo scontato anche il kart, quello piccolino che abbiamo visto da Simeon, regà. E con i veicoli siamo a posto. A questo punto, ragazzi, vi voglio anche informare di queste due cose. Se vi interessa sbloccare la maschera del vampiro vintage verde scuro, regà, dovete completare la vendita di un carico speciale. Se invece vi interessa sbloccare la maschera di Frankenstein, dovete semplicemente diventare membro di un associato guardia del corpo di un MC, regà. Facilissimo. Quindi, regà, questo è il nuovo veicolo. Come al solito io c'ho la mia fortuna, quindi l'ho provato sulla pioggia mentre lo portavo da Los Santos per modificarlo. Subito vi posso dire, così su due piedi, regà, anzi su quattro ruote, che il veicolo non gira un cazzo. Va bene, non va forte, ma non gira niente. Nelle curve veloci andate dritti, assolutamente. Quindi vi farò una reaction al prossimo video e spada bam, regà, alla prossima.